Allora, rapidissimamente per dare la parola a Daniele Resini, ragazza prima diceva che abbiamo fatto un lavoro dove abbiamo raccontato delle storie più che descritto delle cose, e credo che questo sia un elemento che ci lega profondamente all'intervento che ho fortemente voluto. Daniele, che è un fotografo ma è anche un curatore di archivi, quindi la persona giusta per ritrovare la memoria di Porto Marghera, questa volta non dall'alto delle mappe, quindi da una posizione zenitale sopra le nuvole, e neanche ritrovare forse solo quella Marghera un po' deserta che abbiamo visto in alcune foto, no? Un luogo che non è deserto nemmeno adesso, una volta aveva 40.000 addetti, insomma è una cifra incredibile. E quindi a Daniele Resini ho chiesto di raccontarci un po' come si fotografa il lavoro, ecco, forse quello che è un po' rimasto sfumato nei racconti che abbiamo sentito fino adesso è il lavoro a Porto Marghera e adesso il non lavoro, anche la dismissione di un polo industriale e quale sia oggi la realtà delle persone che vivono direttamente Porto Marghera, come la ragazza prima diceva, io abitavo la città, no? Che è un'affermazione estremamente importante. L'urbanistica è una disciplina sincretica, deve mettere insieme tante cose, ci vuole anche l'antropologia dentro l'urbanistica, altrimenti non se ne va fuori, e ci vuole un'etnografia probabilmente del luogo, e quindi adesso Daniele ci porterà verso questi territori da esplorare, animati però. Intanto grazie a tutti, intanto è stato molto istruttivo vedere questa fase preliminare, perché io avevo provato un taglio un po' diverso, ma invece io faccio una affermazione importante, io a Marghera ci ho lavorato 10 anni, a Porto Marghera. Una volta si usava a fare le scelte ideologiche, andare a lavorare in fabbrica per capire che cos'era un po' il cimento. Volevo partire da una situazione di un grande fotografo, Lewis Sine, non so se qualcuno di voi ha mai visto quelle foto delle costruzioni dei grattacieli americani, no? È stato uno che ha documentato, è stato uno dei primi grandi fotografi, reporter e anche fotografi industriali del secolo, lui è un americano, il quale fece una lunghissima campagna di documentazione del lavoro e scrisse un bellissimo passaggio che ho trovato in un catalogo della Mostra di Parigi, in cui diceva che per lui era stato un privilegio conoscere questi eroi, chiamava gli operai degli eroi del lavoro. In Italia questa è stata una difficoltà sempre piuttosto marcata in questo riconoscimento, tant'è vero come poi vi farò vedere, per un certo periodo gli operai sono scomparsi di scena dalla fotografia tout court, proprio non si fotografavano più, dalla fine della guerra. Insomma, prima si fotografavano perché durante la guerra, per esempio, bisognava incoraggiare le masse allo sforzo produttivo, quindi diventavano degli eroi, come quelli al fronte, poi c'erano quelli, un po' tutti i regimi hanno usato la fotografia in questo modo, come arma fondamentale del cinema e la fotografia, il fascismo in particolare. Ma questo aspetto, tornando al discorso, a Porto Marghera è particolarmente leggibile. Nei lavori di alcuni fotografi, di grandi studi fotografici, molte delle foto che voi avete prodotto vengono dal lavoro dello studio Giacomelli di Venezia, che era un grande studio di città, di cui ho avuto il privilegio in questo caso di curare la catalogazione, la prima fondamentale catalogazione, e sono materiali che andrebbero consultati e resi disponibili, pubblicati, mostrati, cosa che purtroppo, ahimè, da quando è finita la sgrifia comune questa cosa si vede poco, anche se inizialmente la catalogazione fu fatta per iniziativa del comune. Io qui sono partito con una foto emblematica, questo montaggio fotografico, io uso molte tecniche fotografiche, questo montaggio, un largo e ampio angolo di ripresa con 3 o 4 immagini, oggi il computer aiuta di più, una volta era un po' più dura, devo dire, che la laguna, le reti da pesca che affiorano durante una bassa marea e sullo sfondo Porto Marghera, un po' la dicotomia, la contraddizione. Vladimiro Dorigo la chiamava la sfida della modernità di Venezia, che doveva uscire da questa stanca commedia, stanca e rituale commedia che è quella che proponiamo ai turisti quasi quotidianamente, no? E questo è l'altro corno del problema, la grande chimica, quello che poi è rimasto un po', no? Ovviamente questa è una foto fatta con un
con un forte teleobiettivo. E poi passiamo all'altra cosa più vitale che c'è ancora a Porto Marghera, che è la cantieristica, ahimè, per poi fare le grandi navi che arrivano in Piazza San Marco. Ricordatevi una cosa, una piccolissima premessa, poi andiamo piuttosto veloci visto che è molto tardi. Le fotografie sono delle scritture, quindi le scritture generalmente si avvalgono di un linguaggio, sono contestualizzate storicamente, non sono mai opere d'arte, se non quelle totalmente astratte, la Man Ray per chi ha avuto occasione di lavorarci, sono opere che sono profondamente realistiche e quindi come tali sono un reperto storico, un bene culturale, sono un elemento di riflessione su chi le ha fatte, perché le ha fatte e su cosa riproducono. Questo aspetto è fondamentale per la fotografia, per capire, per analizzare alcuni elementi semantici delle immagini, che sono poi quelle su cui bisogna lavorare quando come nel mio caso, si cataloga un grande archivio. Perché un fotografo andava a fotografare e a fare una foto di questo genere? Per esempio, questo è il 14 luglio del 1919. Qui succederà una trasformazione tale da portare a vedere, cioè partiamo da qui e questa immagine, quasi dallo stesso punto di vista, era quella che uno vedeva il 14 luglio 1919, quando fu scattata questa foto, quasi letteralmente. Come vedete, barene qui ce n'erano pochine, anche questo è un mito un po' da trattare. Porto Marghera una parte era barenosa, ma in molti casi c'erano grandi distese di campi. Questo è un campo, sono con i buoi, guardate i buoi che ci sono qui, che arano il terreno, insieme a pochi contadini che comunque abitavano a Marghera, insieme a qualche, c'era qualche piccola fornace anche a Marghera. Non si chiamava ancora Porto Marghera, la zona era i Botteghini. Marghera venne, il toponimo viene dal fatto che tutte, quello di quasi tutte le strade, perché ci abita Marghera, è riferito alla eroica resistenza di Forte Marghera contro gli austriaci nel 1848, come saprete, spero bene. Qui ci fu una repubblica durante la ventata rivoluzionaria degli anni 40 dell'Ottocento. Daniele Manin, l'ultimo vero e autentico capopopolo e doge veneziano, nel senso che fu un doge acclamato dal popolo, proclamò la Repubblica, gli austriaci la assediarono per anni e alla fine caddero, ma la resistenza eroica fu proprio su Forte Marghera, dove fronteggiarono batterie austriache di artiglieria assolutamente strapotenti rispetto alla loro, ma ressero e combatterono. Questo è un po' quello che c'era ai Botteghini, e questa è la foto di lato, la sequenza. Qui sono gli scariolanti e altri operai che cominciano a scavare il bacino del grande cantiere navale. Anche qui, sicuramente avrete letto dell'intuizione di Volpi, eccetera. Fare un porto industriale di quel tipo era una scelta azzardata. Tanto è vero che i grandi cantieri navali che ci furono, uno si chiamava Acciaierie e Cantieri Navali di Venezia, era dello stesso Volpi, una volta stava alla Giudecca. E un altro fu il cantiere Ernesto Breda. In realtà, fino alla scoppio della guerra, uno fallì subito perché era un periodo di crisi dei noli marittimi, per cui non c'era spazio per costruire navi, e l'altro, fino a quasi allo scoppio della guerra, fece pescherecci poco più grandi di 1000 tonnellate. Perché questo polo industriale e la sua crisi successiva vengono dal fatto che la grande fortuna di Porto Marghera fu una fortuna di carattere bellico, da un lato, e dall'altro era destinato a impiegare le gigantesche quantità di energia elettrica che veniva prodotta sul Cellino e sul Fadato. Cioè tutto il bacino del Piave produceva una grande quantità di energia elettrica che Volpi, attraverso la Sade, veicolava verso le industrie. Quindi industrie elettromeccaniche, metallurgiche, che producevano materie prime. Con gli anni 60 e 70 ovviamente le materie prime se ne andavano a produrre i paesi produttori, quindi questa, a partire dai fertilizzanti per finire l'alluminio, questa cosa svaporò rapidamente e la crisi di Porto Marghera poi è andata così fino alla grande chimica, che non fu mai una chimica fine ma una chimica primaria. Quelli grandi tori che abbiamo visto prima era il etileno, insomma un prodotto base ricavato neanche dal petrolio, dalla nafta più pesante. Questa era Porto Marghera. Vi faccio una carrellata di immagini, queste immagini, ripeto, vengono di grandi archivi e all'epoca, nel grande sviluppo della fotografia, fu dovuto proprio al fatto che la fotografia, da foto buona, ritratto per matrimonio, funerali, epigrafi, eccetera, divenne uno strumento di rappresentazione della realtà. Quindi aveva dei fruitori, che erano quelli che guardavano le fotografie, spesso
ci si trovavano le fotografie ed era e divenne un mezzo di comunicazione. Questo per esempio è uno scavatore a secco che scavava i canali della zona industriale. E questa è la ricostruzione delle Montecatini fertilizzanti. Ricordatevi che la Montecatini, molto prima di essere Montecatini Edison, aveva una serie di fabbriche a Portovanghera per la Crone. Poi durante la fusione divenne proprietaria davvero il 60% delle aree, ma fu la Montecatini la prima a intervenire da un lato. Tra l'altro la Edison con la San Marco, con una fabbrica che faceva il ferro legno. Questo era l'aspetto di un cantiere di una grande fabbrica, in questo caso era proprio la centrale della Sale, che andò giù durante la Seconda Guerra Mondiale, bombardata. Come vedete, un po' per, e vedremo anche in altre situazioni, un po' per la dimensione delle macchine fotografiche e quindi la necessità e la lunghezza dei tempi di posa, la gente stava in posa. Ma mediamente questa condizione si estese per molto tempo dopo, perché l'idea della fotografia industriale, almeno nella parte diciamo più conservatrice, era quella di produrre immagini consolanti oppure edulcorate, cioè delle immagini che producessero simbolicamente una fabbrica tranquilla, operosa, ordinata, cosa che nell'industria non succede quasi mai. Questa è un'altra immagine emblematica, questa fu il manifesto diciamo di una mostra fatta a Capesaro, quando ancora si tentava di fare delle operazioni di livello a livello culturale sulla storia della città, e questa è quella che diventerà l'Ilva, che fu una grande acciaieria che è stata chiusa qualche anno fa. Produceva acciaio, ovviamente. E questa è la famosa via Fratelli Bandiera. Avete mai visto questa foto? E la via Fratelli Bandiera è ortogonale. Quella strada che vedete è via Fratelli Bandiera, che è appunto la grande arteria che separava, ci sono le piccole, questa è la Zanizza, una piccola industria che costeggiavano diciamo la grande zona industriale, perché fu la prima zona industriale a essere quella sviluppata, la zona della cantina di Valle Breda, di queste fabbriche di alluminio, della Vetrococ e di numerosi altri stabilimenti, la Montecatini fertilizzanti, la prima zona industriale. E questo è come si fotografava lo sviluppo, come diciamo fu interpretata dalla fotografia dell'epoca il compito che doveva avere, che era quello di documentare la crescita e il progresso. E quindi questo è il territorio dove sorgerà una fabbrica che si chiamava prima Piombo e Zinco, poi Montevecchio, poi diventerà una, insomma, dove si produceva rame e zinco di prima e seconda fusione. Questo è il cantiere appena iniziato, vedete come lavoravano gli operai. Questa è una seconda fase del cantiere, quando la fabbrica è abbastanza avanti, già con le prime fondazioni. Qui la fabbrica già strutturata e poi ancora la fabbrica finita. Questo era un po' l'iter della documentazione a tappeto che veniva effettuata, quello che si dovrebbe fare più o meno in tutte le occasioni, cioè lasciare una traccia, un segno, una memoria, perché senza queste immagini noi non sapremo mai di cosa stiamo parlando. Attenzione, a me è successo di curare cinquantenari eccetera per grandi istituzioni, Confindustria piuttosto che l'ANCI, costruttori, in molti casi non rimangono più tracce per l'incuria, proprio la mancanza di capacità culturale di elaborare questo messaggio che vede dalle immagini, non rimangono più tracce di niente. Interi edificazioni, edifici, grandi cantieri scomparsi nel nulla. E questa è un'immagine degli interni della Montevecchio. Guardate questa foto. Questa foto trasmette anche qui, nonostante l'ambiente, eccetera, una certa sensazione di ordine, chiamiamolo. Ancora di più questa, vedete, sono tutti belli, fissati, immobili, cioè tranquilli. E questa è la sala celle elettrolitica dove si produceva il rame. Anche qui, operai in posa, alluminio, Sava, fabbrica di alluminio. Questa invece è la Vetrococ, in anni un po' più recenti, anni 40. Come vedete, tutti appoggiati, tutti tranquilli, tutti fermi. Questa era la Vidai che faceva i saponi. Saponi e profumi, altra fabbrica dismessa. Questi sono operai della Breda sotto uno scafo. Come vedete sembrano tac, fermi, pronti, via. Ecco. Il lavoro era ben diverso in realtà. Cioè la sofferenza, la violenza di questo lavoro. In fondo il lavoro industriale, come tutti i grandi lavori, è sempre stato un lavoro in cui l'uomo ha sfidato anche le proprie possibilità. Quindi c'è sempre stato una... Ma come vedete c'è un modello culturale
di esposizione, di racconto, perché ti stiamo sempre parlando di racconti. E questo è un altro modo di utilizzare, per esempio, le figure umane, non solo organizzate perfettamente in posa, ma come strumenti di misura. Questa è una grande lastra, la vedete nel centro, fatta alla Vetrocop. Come facciamo a capire qual è? Mettiamo su una scala una serie di addetti. Anche questi, quanto è grande questa turbina? Boh, metti due mini lì che vediamo. Questa, noi dobbiamo il fatto di vedere oggi, di poter vedere molte facce di questi operai che altrimenti sarebbero rimasti anonimi, per il fatto che diventavano unità di misura. L'Ilva, per esempio, quando aveva una grande officina di carpenteria, quando producevano un pezzo particolarmente significativo, una grande caldaia, eccetera, ci mettevano di fianco un operaio. Così, solo per questo versante abbiamo potuto vedere le facce che avevano questi, altrimenti sarebbero scomparsi, perché erano solo degli accessori, in qualche modo, delle riprese, oppure appunto per rendere questa coralità del lavoro, no? E questa è ancora più divertente. Guardate bene questa macchinaria. Ora io li ho visti questi macchinari, perché sono andato a farli poi in epoche successive, no? Questi macchinari erano lerci, nerastri, pieni di morchia, di olio, eccetera. E gli operai mediamente non erano con la tuta stirata, nemmeno quell'alluminio lì era così lucido. Era semplicemente una messa in scena. E questo era un glorioso, anche da un certo punto di vista, studio milanese, lo studio Crimelli. Allora arrivavano lì, addirittura lo studio Milani di Bologna costruiva delle quinte per evitare lo sporco, cioè mettevano proprio delle pareti finte. Ah, ma che brutti sti operai, ma tutta a posto e via così. Era un tentativo di ideologico, come si direbbe adesso, di costruire una visione del lavoro totalmente funzionale al messaggio che poi dava il committente. Chi era che pagava? In questo caso era un industriale, ovviamente, e quindi bisognava accontentarli in qualche modo. E questa è ancora più emblematica, siamo ancora alla Sava, il capo reparto, cioè proprio come quelli che si chiama paternalismo, mano sulla paga sulla spalla operaio, per un lavoro, come potremmo chiamarlo, cooperante, diciamo, quantomeno. La realtà era diversa, questi erano gli operai. E da dove viene sta foto? Ma perché? Quello era l'ufficio interno che serviva per documentare tecnicamente i problemini che c'erano. Questo era un tubo refrigeratore che evidentemente non funzionava, metteva la ferma foto, ecco qua. E fortunatamente molti di questi materiali sono sopravvissuti e ci hanno dato davvero l'aspetto della classe operaia dell'epoca. Guardate, sicuramente non erano grassi, naturalmente erano anche un po' affaticati. Qui siamo sulle montagne di Pirite, fuori della Montecatini e fertilizzanti. Voi vedete che cosa la pirite e le polveri che fa. Infatti, la gran parte di questi operai si ammalavano gravemente di silicosi. Questo è invece il pericolo del mio mestiere, potremmo dire, perché anche qui questo stava lavorando. E anche queste sono immagini dovute agli uffici tecnici. O si stufate, mi dite, vedo già qualcuno che pisola, se vado troppo lento fatemi dei segnali espliciti. È interessante perché così vediamo chi ci lavorava veramente a Marghera. Questa è, diciamo, una presa diretta su quali erano le condizioni, anche con qualche citazione dotta. Non parlo di me. Questa, per esempio, è una piccola documentazione, una rassegna che viene allo studio Cresta, loro di Genova. Anche lì, archivio praticamente oggi ancora inesplorato, questo è preso in comune e lo lascia lì. 30-40 mila immagini di questa qualità. Quasi tutte legate alla grande industria, perché si qua lavoravano per l'Ilva e la loro sede era a Genova. Loro venivano qui e facevano dei reportage, questo negli anni 40, anche qui di carattere eminentemente tecnico, quindi niente peli, niente come si dice, calze sugli obiettivi, e presa diretta. Straight photography, direbbe Paul Strand, scusate. Guardate le scarpe antinfortunistiche di questo operaio che stava ripulendo delle lamine. Si chiamano sgarberi in dialetto, per chi non lo sapesse, dialetto delle campagne padovane o anche veneziane. Questo è un altro che fa un po' di equilibrismi sui tondini di ferro. Qui siamo all'Ilva. E questi fanno un lavoro particolare. Loro erano al laminatorio. Il laminatorio, quando passavano le barre laminate di acciaio, le prendevano e le tiravano. No? Poi vedete una foto che ho fatto io nell'85, lavoravano esattamente allo stesso modo. Le barre erano un po' più grosse nell'85, devo dire. Ma le condizioni erano veramente disumane. Questo era un ribattino, si chiama, perché una volta non è che mettessero le viti, i bulloni, una volta infilavano una specie di perno incandescente, e uno con una pistola e una volta con le mazze lo battevano contro il bullone a caldo, no? E quindi chiudevano le lamiere, che avevano così una specie di piccolo lasco, perché se le lamiere le saldi
totalmente, in molti casi si spezzano di fronte a grandi sollecitazioni. Le navi erano fatte così. Non so chi è andato mai alla stazione di Milano, ci sono tutte quelle borchie. Ecco, quelle sono le brocche. Questo qua batteva tutto il giorno. Questo invece si divertiva con delle colate di acciaio e via così. Guardate la modernità e la forza di queste immagini. Sono immagini fatte da grandi operatori che hanno un taglio totalmente moderno. Come potremmo fotografare diversamente una colata di acciaio oggi? Idem questa. Guardate i buchi sulla camicia, perché qui si fatica, si muore, si combatte. E c'era, era durante la guerra, ma soprattutto era un album che era destinato ai tecnici e ai dirigenti dell'azienda. Lo hanno salvato dei militanti sindacali perché lo stavano buttando, come molte decine di migliaia di foto relative all'Ilva, che sono state proprio distrutte. C'era un magazzino che chiamava Macero, lì ci buttavano le fotografie e i vecchi documenti che si usavano una volta. Questo invece è un altro fotografo importantissimo, Bruno Stefani, fotografo del Turing prima e poi grande fotografo industriale. Anche qui l'elemento dell'epica è in qualche modo evidente. Guardate, lui era uno che lavorava con i russi, che era in contatto con le avanguardie suprematiste e futuriste russe. Rozenko in particolare, grandissimo, uno dei più grandi fotografi dell'epoca, e negli anni 35-40 lui fa questi reportage. Guardate come sono organizzati, anche i lavori meno appariscenti sono sempre con un taglio, guarda, questo è un taglio diagonale, foto, chiamiamolo espressioniste, usando impropriamente un qualche termine, però insomma questo era il meglio della fotografia europea, tradotto a Porto Marghera in un intervento sistematico di grandi fotografi. E questa forse è la più interessante, questa è una calandra che si vede, perché guardate il taglio e la durezza e anche la bellezza di questa immagine, spero vi faccia questo effetto, insomma. A me devo dire che rare volte ho visto materiale di questo tipo. In Europa, nei paesi più avanzati, negli Stati Uniti, questo era un po' la normalità, da noi era un po' molto più difficile. E qui siamo negli anni, fine anni 50, inizio anni 60. Perché vi faccio vedere questa foto? Perché da quell'epoca, dagli anni 40 fino agli anni 60, gli operai scompaiono letteralmente. Questa è una mensa, questa. Ovviamente sembra un day after, cioè sono morti tutti, sono scomparsi. Ecco. In realtà la presenza degli operai non serviva più. Avevano perduto politicamente a livello nazionale come rappresentanza politica, questo è un discorso un po' più lungo, ma soprattutto la fotografia industriale intesa come arma di propaganda non era più funzionale a un ceto sociale che poteva essere in qualche modo appetibile, in questo caso le classi subalterne. È l'epoca dei paparazzi, per capirci, in cui telefoni bianchi, paparazzi, rotocalchi, dive, divette, eccetera, eccetera. Non c'è spazio, e infatti il modello di fabbrica, come prima era l'ordine e l'armonia, adesso è la pulizia, la tranquillità, eccetera. Queste sono tre immagini dell'ufficio fotografico Montecatini. Ma dopo i grandi conflitti sociali degli anni 60, anche gli uffici fotografici prendono un'altra strada. Non posso continuare a far vedere gli operai che sono in rivolta nelle fabbriche, delle fontine così, perché ricordiamoci, sono le masse popolari, i fruitori del mezzo di comunicazione fotografia. Ecco, e quindi cambiano tono. Se questo è una foto tecnica dell'ufficio fotografico, diciamo, a uso interno, questa è una foto dell'ufficio fotografico Montecatini che girava per la redazione dei giornali. Anche questa, me ne faccio vedere solo alcune. Qui siamo alla Yorg Galileo, fabbrica anche questa ormai scomparsa, anche se aveva dei brevetti straordinari, e qui siamo ancora alla Montevecchio. E qui alle leghe leggere. Ecco. Poi io comincio una carrellata di foto mie che ho fatto, come ogni fotografo che si rispetti, utilizzando gli stilemi acquisiti in innumerevoli letture, visioni, eccetera, 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 ho lavorato in una campagna fotografica fra l'82 e l'85, prima di quella mostra fotografica fatta a Campesano. È stato un episodio più unico che raro, direi, almeno nella nostra zona, perché alcuni fotografi hanno lavorato sistematicamente per mesi e mesi sul lavoro industriale, e non solo, perché poi siamo andati a fare i lavori a Mestre in quartieri residenziali per i lavoratori, eccetera. E qui faccio una carrellata di come si può fotografare il lavoro con un taglio interpretativo e anche in qualche modo critico. Questo è il laminatoio dell'Ilva, tale e quale, a com'era, vedete, a com'era 40 anni prima.
Ecco, queste qua, ahimè, per la mia veneranda età, ma in generale per la storia, sono diventate reperti archeologici anche questi, nel senso che queste lavorazioni non ci sono quasi più, purtroppo, non purtroppo per quelli che ci lavoravano, ma come testimonianza e esperienza, perché ricordatevi bene, un luogo di lavoro collettivo è una grande esperienza umana soprattutto, è un grande fatto di socializzazione, e quindi perdere un posto di lavoro in cui hanno lavorato magari anche decine di migliaia di persone è una perdita comune. Se non si trasmette i valori, l'esperienza anche visivamente, i fatti avvenuti e le caratteristiche tecniche, umane, culturali di quel lavoro, di quegli impianti, che fra l'altro, una nota critica e dolente, a Marghera hanno sistematicamente distrutto, cioè di quei fantomatici musei diffusi di cui si blateravano, sarà un po' difficile farli, visto che hanno demolito sistematicamente non solo anche importanti edifici, ma soprattutto hanno buttato a ferro vecchio intere catene industriali. Noi avevamo qui degli impianti di punta, la produzione dell'ammoniaca, per esempio, che c'era agli Azotati, era una degli impianti più importanti d'Europa. Idem le camere a coco della coccheria, della vetrococco, tutto al ferro vecchio. E poi vedremo poi un attimo più avanti, la faccio veloce, se no la facciamo notte. Ecco, sempre immagini del lavoro, perché bisogna capire, lavoro appunto, tempi morti, ripetitivi, questo è un tornio per esempio, con un signore che non sembra molto l'allego. Questi qua, fra l'altro, queste foto qui sono state fatte all'Alluminio Italia i due giorni prima della chiusura della fabbrica, in cui la gente continuava a lavorare occupando la fabbrica ma ormai senza speranza. Qui, come vedete, anche le norme a proposito di salute non erano particolarmente significative. Questa è una colata alla Sava di alluminio e questo è un posto drammatico, sono le autoclavi del petrolchimico, questo dove si lavorava il CUM. Avete sentito tutti parlare del cloro di vinilamina. Questa era una delle parti più micidiali che c'era all'epoca. Queste ancora immagini di questo lavoro che è una sfida dell'uomo. I personaggi vanno comunque ritratti, comunque raccontati. Io ovviamente ho preso un po' anche dalle foto. Ecco, un'attenzione particolare in questi posti va sempre al rapporto dimensionale, perché è fondamentale. E quindi si possono usare in questo caso un teleobiettivo, in altri grandangoli. Vedete, anche qui vedete l'operatore piccolo, no? Dentro delle tramogge, questa è la macchina del petrolchimico 1, e qui siamo invece alla Sirma, qui siamo alla Sava, sempre di Porto, ma che si vede, sì, qualcosa si è tagliato, anche e qui siamo invece oggi, passiamo a un altro metodo espressivo che è il colore, sicuramente molto meno efficace dal punto di vista dei contrasti, ma i contrasti si usano quando ci sono. Qui in questo caso forse era anche interessante, anche un bianco e nero funzionerebbe questa foto. Qui c'è l'elemento dimensionale, qui siamo alla parte che si viene chiamata interporto commerciale, ex Sava sostanzialmente, e queste sono le cosiddette merci rinfuse. Beh, che sono queste merci? Le merci rinfuse sono tutte quelle che non si possono in qualche modo imballare. La maggior parte sono molto nocive perché producono polveri, eccetera, polveri sottili ma anche molto grosse. Qui siamo al petrolchimico, come vedete sempre le dimensioni, sono tuttora insonate dagli 80, dai 70 ai 90 metri. Qui siamo al porto, container, e questo è un pezzo di un grande scafo in costruzione alla Breglia. Sempre gru, questa volta al porto, ve le scorro rapidamente, questa è la sala tracciatura della Breglia dove si costruiscono le grandi lamiere e si impostano, la tecnologia è leggermente cambiata. Ecco, questi erano i saldatori, non succede più, questa roba succede nella prefabbricazione. Una volta portavano i pezzi così e tutti quanti li giuntavano e sistemavano i saldatori. Adesso li portano già prefabbricati, che vuol dire che i saldatori stanno così, ma a monte del processo, non cambia molto. E questo è il lavoro nei doppi fondi, si chiamavano, delle navi. Tutti questi stanno, sapete che cos'è una saldatura, spero, sì. E a volte... E questo è un operaio che sta... Ecco, questo è abbastanza istruttivo. Nel 95, curai 50 anni della Confindustria, la copertina poteva essere questa. Non fu accettata. Perché c'era troppo di operaio, insomma, non funzionava. Ecco, industriali veneziani, Confindustria di Venezia.
scelsero quella di prima con l'avierone rosso, perché un po' asettica, un po', ma questo faceva troppo operai. Gli operai, gli imprenditori di Detroit, con una ben diversa cultura industriale nostra, che è quella nostrana, per esempio, fecero un grande libro celebrativo dei loro, del loro primo secolo, mi pare. E la foto di copertina era un operaio infarinato, montato su un piedistallo, con un trapano in mano. Era un monumento al lavoro. Perché loro riconoscevano almeno questi americani, saranno fiatotti, però sono pragmatici e consapevoli e un po' più dinamici dei nostri, invece che hanno sempre vissuto di contributi pubblici, anche loro, ma non come i nostri però. Ecco, questa è la foto che qualcuno mostrava anche prima, questo è un sabbiatore. Si parla loro che significava togliere la ruggine dalle lamiere sparando sabbia ad alta pressione. E ovviamente questi erano protetti come capitava. Questo è un po' buffo, è una citazione del Titanic, guardate l'uomo, così, sul fumaiolo di una grande nave al Chester, di una grande nave alla Breda, meglio, Fincantieri. Questo suono? Un telefono forse? Qui, piccola carrellata sulla tecnologia industriale, questa è la Sirma, dopo la cura dell'abbandono. Anche la Sirma fu vittima di una crisi finanziaria, comunque la fabbrica andava come la Galileo, gli imprenditori si mangiavano i soldi a vario titolo, investimenti sbagliati, scelte di borsa eccetera, e le fabbriche saltavano. Questi qua facevano cementi speciali, ecco, questa è la Sava, quello che resta della Sava, quello che rimestava nel fuoco lavorava qui prima, che avete visto prima in bianco e nero, lavorava qui in questi capannoni, e questa è la fine che hanno fatto gran parte delle aziende di Porto Marghera. Questa invece è la ex Alluminio Italia, che ora è diventata area portuale, che era una sala forni lunga 500 metri, qui è schiacciata col teleobiettivo per dare il senso della struttura dell'architettonica. E questo è uno dei raffreddatori, adesso l'hanno restaurato e ci hanno fatto sopra, mi pare, un ristorante anche, se non vado errato. Contrapposto un po', come vedete c'è sempre un gioco di teleobiettivi, ecco, questo è quello che consente la fotografia moderna. La facevano quelli bravi anche negli anni 20-30. Ma è interessante, per esempio, Giacomelli, che avete visto fare foto tutte posate eccetera, fece per conto della Botte Vecchia un reportage, qui non li ho citati perché sennò andavamo avanti tutta la notte probabilmente. Io di solito quando insieme qualche volta all'università vado avanti almeno un paio d'ore con questo andazzo. Lui produce questa serie di foto con grandi strumentazioni di operai tutti messi in posizione. Cioè, a un certo punto gli chiedono di documentare con un centinaio di immagini alcuni pezzi della lavorazione. Lui prende una Leica, che all'epoca c'era un 135, una macchina piccolo formato e molto più libero, comincia a scattare. Alcuni sono in posa, altri no, evidentemente. Quindi è un po' il mezzo, è un po' la ragione dello scatto della fotografia che determinava poi lo scatto finale. In quel caso si poteva tirar via, se gli operai erano senza scarpe eccetera, non si cambiava niente, bastava fare la foto, che tanto se la vedevano solo loro, per scoprire delle criticità nei punti del ciclo produttivo. Ecco qua, qui stiamo, ci avviciniamo alla conclusione. Questo era il cartello che campeggiava, e campeggia ancora, visto che l'ho fatto un paio d'anni fa, nelle portinerie degli stabilimenti. È assolutamente vietato entrare con macchine fotografiche e fare rilievi all'interno dello stabilimento. Perché per molti decenni la fai ancora oggi, ahimè. La fabbrica, con la sua proprietà, del know-how, eccetera, è un corpo separato dalla società. Mentre negli altri paesi si fanno grandi inchieste fotografiche sul come si lavora, sul come si produce, sui rischi, le criticità, qui ancora c'è ancora, purtroppo, è un mondo separato. Questa è una cultura industriale che non c'è mai stata veramente voluta in Italia. Non dimentichiamo che noi, come per la fotografia, che è sempre stata più tardi interpretata per molti decenni come uno strumento di propaganda, così gli industriali, che hanno vissuto questa esperienza, in molti casi provenendo dalla grande proprietà terriera piuttosto che dalla speculazione finanziaria, hanno vissuto la modernizzazione di questo paese in una dittatura, il fascismo. Questo è un peccato originale, che passeranno forse ancora decenni prima che ci togliamo dai piedi, ma questo è stato, dal punto di vista culturale, un patrimonio, un peccato originale grave, sia per quanto riguarda l'atteggiamento sostanziale dei grandi imprenditori rispetto al lavoro e al progresso, diciamo, sociale, sia rispetto ai mezzi di comunicazione. Sono stati un po' inchiodati a sta roba. Ecco, questa è una storia drammatica, la storia della Montefibro, una fabbrica
inaugurata negli anni, all'inizio, nella prima metà degli anni 60, si chiamava Châtillon. Produceva l'acryl, una famigerata fibra acrilica, famigerata perché adesso noi ci mettiamo il cotone, ma una volta si usavano stecciucce sui sintetici, che hanno un po' fatto dei bei danni, ma all'epoca comunque era un segnale della modernità. O erano misti col cotone, o erano completamente sintetici. Il Leacril, che era tecnicamente il polimetacrilato di etile, passatemi questo termine complicato, veniva prodotto in grandissime quantità. Una delle fabbriche di punta era questa qui, poi acquisita da Montesio, è diventata Montefibre. Questa è la portineria che rimane, ecco, queste sono immagini, perché di questa fabbrica abbiamo, fortunatamente, e non di tutte, abbiamo la costruzione che vi ho risparmiato, perché non sono grandi foto, il lavoro fatto, come in questo caso, dall'ufficio fotografico della Montecatini, e un po' di foto che ho fatto io, e poi le foto della fine di questa fabbrica, un po' la nascita e vita e morte di uno stabilimento che è arrivato a contare 2.500 operai, è stato uno degli elementi di punta a livello nazionale delle lotte sindacali. Ma non tanto per questione di casinisti, ma perché avevano un gruppo di persone che aveva costruito letteralmente le capacità di elaborazione, ma anche sul lavoro, perché hanno dato una grossa mano spesso a risolvere problemi tecnici e alle direzioni, no? E però hanno lottato duramente per affermare il loro diritto di produttori oltre che di salariati. Queste erano macchine di filatura. Guardate queste, così imparate anche qualcosa. Queste qui, che voi vedete, erano tubi che portavano delle filiere di platino con fori micrometrici. Dalle filiere di platino sottospinta uscivano tanti fili da un materiale plastico molle, che era il metacrilato, il polimetacrilato. Loro tiravano, gli operai tiravano sta roba, la avvolgevano nei rulli, tagliavano, intervenivano, facevano, ecco, tutto a una cinquantina di gradi medi di 95 di umidità, e facevano questo lavoro di estrusione della fibra a mano, ovviamente. Queste foto le ho avute dopo innumerevoli sforzi dall'ufficio, quando la fabbrica era ormai chiusa, ma nell'85 non mi consegnarono queste foto, assolutamente, cioè queste erano top secret, ma non per la tecnologia che ormai era superata, ma per il fatto che rappresentavano un reparto in cui ci furono dei conflitti sindacali durissimi, perché questi qua morivano letteralmente, insomma, cioè lavoravano a 50 gradi e 95 di umidità, ecco, immaginate 8 ore al giorno, si chiamava AT8. Questi invece sono operai che lavoravano nella sperimentazione di materiali, perché questi qua producevano fibre che poi in laboratori, proprio vere e proprie piccole fabbriche tessili, sperimentavano. Vedo che gli abbattuti aumentano, quindi accelerano. Ecco, e queste sono immagini fatte nella fabbrica moderna, computerizzata. Qui c'erano i robot che viaggiavano, un po' come in altre grandi fabbriche moderne, cioè robot che portavano tutti i pezzi, e queste erano le stesse macchine sostanzialmente, però erano molto più, questo è un intervento saltuario, erano coperte, quindi non c'era più questa grande rischiosità, infatti la temperatura era completamente diversa. Questa è una foto della fabbrica, di un esterno della fabbrica, e questa è la fabbrica come si presentava dall'esterno, con un forte teleobiettivo e usando un controluce un po' perfido, perché in realtà questo era vapore, non era una fabbrica molto inquinante questa qua, se non per i canali, quando prima della legge Merli del 73 si qua scaricavano tutti gli eccessi di produzione in canali, come si può dire, a beneficio dei nostri cefali che popolavano, e via, dei caparossi e tutto il resto che non conosciamo bene, poi ci mangiavamo noi. Tant'è vero che io, che lavoravo da quelle parti in quel periodo, ci giocavamo sopra, perché voi sapete che ci sono i fiumi rossi, i fiumi gialli, eccetera. Ah, il fiume giallo! Perché loro scaricavano l'eccesso di polimetacrilato giallo in quel giorno lì, perché la fibra era di quel colore, lo buttavano direttamente in canale. E c'erano sti bei, il canale ossi, perché diventava tutto giallo, tranquillo, molto spettacolare. All'epoca però non si poteva fotografare, e questo è quello che succede nelle fabbriche dismesse, che sono un insieme di simboli e di testimonianze, spesso anche inquietanti, di questa. Questo era l'ingresso delle biciclette, in quei posti, essendo grandi e distesi, si va in bicicletta ovviamente, e le biciclette sono distrutte e con le gomme sgonfie. E questa è la portineria come si presentava quando l'ho vista io. E notate bene, vedete, lì, cioè, un po' come la giungla che assale i templi indù, insomma.
scorro abbastanza velocemente, fa parte di un unico reportage, che sono le prime volte che le ho messe insieme. Cioè, vedi i tubi che vengono tagliati, quelli che vedevamo prima. E questo è un po', ecco, è un po' l'emblema di questa cosa. Da un lato i tubi tagliati di lettori di lavorazione, dall'altro il futuro commerciale di Porto Marghera, i container. Questi sono i due poli colti in questo caso attraverso un teleobiettivo molto forte, insomma. Niente di straordinario, come vedete, come qui stanno distruggendo lettori di lavorazione, perché erano impianti chimici. E questi sono gli impianti, anche qui cambiamo ottica, cambiamo tutto, cambiamo prospettiva e lavoriamo su un campo molto, molto largo, un grandangolo, scusate. Questa è la fabbrica come si presentava durante la demolizione. Quindi, come un grande gigante che viene demolito pezzo dopo pezzo, vedete? Ecco, quello che restava a operazione quasi ultimata. Devo dire che sono stato un po' fortunato, perché non pensavo che mi avrebbero fatto accedere più di tanto. Infatti a un certo punto mi hanno detto, basta, è stato bello, grazie, e lì mi sono fermato. Perché anche questo sembrava quasi un peccato inconfessabile da parte del porto, il fatto di stendere, di distruggere questo. In realtà è un riuso. Con maggiore forse sensibilità potrebbe essere stato un riuso più magari attento alla dimensione storica del problema. E qui è quello che restava, chiarezza di reparti che avete visto prima, insomma, proprio ben poco. Questa era una delle portinerie interne degradate, e questi sono gli uffici e gli uffici tecnici. Questi erano campionari di fibra, campionari ormai. Anche questi potevano avere un valore, attenzione, perché stiamo parlando di 30 anni di produzione. Ecco, vedete, le acril, la fabbrica era cosparsa, gli uffici erano cosparsi. E come vedrete, questo è un torno invece, in officina deserta, e queste sono le officine, che sembra appunto siano passati i ladri di... Voi pensate non solo al patrimonio umano che si è consumato qui dentro, no? Ma anche proprio alla tecnologia spicciola, a tutta quell'esperienza di lavoro che fa di questo paese una società industrialmente avanzata dal punto di vista tecnologico e culturale, proprio come manualità, come approccio al lavoro. Tutto venduto a ferro. E questo è un ufficio. Bisogna ricordare che gli operai che andavano via da questa fabbrica pensavano di tornarci. E la cosa angosciante, quando uno li vedeva risparmiati, ma insomma c'erano ancora i camici appesi. La cosa più angosciante è che sembra davvero una fabbrica abbandonata dopo un'esplosione atomica, insomma, dopo un bombardamento. Perché loro erano convinti che sarebbe stato un periodo transitorio e quindi potevano tranquillamente tornare sul posto di lavoro. Invece non sono più tornati. E la fabbrica adesso è stata demolita. Vedete, cioè, i laboratori erano praticamente intatti. Qui sono i grandi capannoni, qui cominciavano, qui c'è già... Perché la direzione era demolita dopo. Qui stanno demolendo gli impianti, diciamo. Forse qualcosa è rimasto ancora in piedi. Qui sono i computer su, ecco anche questa, che fa uno quando arriva lì, computer silenti e bui di fronte al vecchio reparto. E questo è quello che abbiamo visto prima, le macchine di filatura demolite. Vedete, i rulli, tutte buttate comunque, al ferro vecchio, alla faccia dei musei, diffusi. E questi erano, qui c'erano, dove c'erano le filiere, no? Poi qualche segnale di quello che è stato il lavoro, insomma. Questi finivano regolarmente nei rulli con le mani massacrate, eccetera, eccetera. Questo è ancora una specie di scheletro di macchine di filatura, e questo è un dettaglio, insomma, come si conviene a ogni documentazione fotografica. E questo è quanto resta poi dopo la dismissione e eliminazione di... Questo era l'impianto dove c'era la macchina di filatura, più nulla. Poi ha tirato giù anche l'impianto, tanto per non sbagliarsi. E alcuni segnali poi. Sto finendo, e quindi ogni ambiente di lavoro è particolarmente pericoloso, quindi c'erano segnali anche qui abbastanza inquietanti di ogni tipo. Questa è una delle macchine di filatura che vedevate dove lavoravano quelli prima, ormai dismesse da un po' più di tempo queste. Queste sono macchine da cucire dove c'erano gli addetti, le addette anzi, come si conviene in questo caso, e altri laboratori. Guardate, vetrerie incredibili,
Spesso erano anche pezzi costruiti appositamente, ordinati, che avevano una funzione particolare, magari, no? Cassetti aperti. E questo è interessante. Questa era la sala delle assemblee, la prima, quella degli anni 70-80. Qui è molto, c'era questa manicomica sfilata di manifesti, ormai fusi con i muri. Cioè facevano parte della muratura, come se avessero voluto lasciare proprio una specie di traccia indelebile. Vedete? C'erano alcuni... erano sbrecciati, altri erano ancora leggibili, sempre con questo contorno di avvisi, attenzione, materiali. Questa è una poesia, perché qui ci lavorò, ahimè, il padre dell'attuale sindaco, ci ha lavorato, c'è Ferruccio Brugnaro, che è un grande poeta riconosciuto in tutta Europa, non molto in Italia, ma in tutta Europa è famoso. Recentemente l'ho visto una cosa con una mostro sacco della Big Generation a Venezia, che è venuto un carissimo vecchio amico, abbiamo fatto grandi lotte insieme. Questa era una poesia dedicata alla morte di un grande medico che poi aveva fatto medicina del lavoro, eccetera. E anche questo qui era proprio fuso nel muro, questa poesia. E queste sono le ultime immagini, sono la parte, diciamo, più privata, sono gli stipendi, cioè quello che è rimasto. Anche qui proprio una devastazione, no? Cioè inconsapevole, cioè un abbandono inconsapevole e totale a questo punto, perché poi la gente si è passata, eccetera. L'immagine magari del padre, di un parente. E questa è l'ultima immagine, non è costruita, il libro l'ho spostato un po' più in fuori, ma la maschera era lì, The Lost War, il mondo perduto, di Conan Doyle. È un'immagine, penso che possiamo chiudere qui, emblematica, no? Ho solo spostato un pochino il libro, ma se no si leggeva lo stesso, per esigenze sceniche, però era proprio così. Fatalità, in questo stipendio c'erano rimasti alcuni libri, fra cui questo libro di un mondo perduto, perché questo è un mondo perduto a tutti gli effetti, il mondo del lavoro, questo mondo del lavoro e gran parte delle produzioni di Porto Marghera. Niente di nostalgico, ma un elemento su cui riflettere, che da qui veniamo, insomma, da questa città, da lì viene, si è espansa per quello, ha ospitato lotte politiche, laboratori di discussioni straordinari. Questa c'è stata una città giovanissima negli anni 70 in cui c'erano rassegne di musica internazionale fra le più importanti a livello europeo, penso in jazz per esempio, dove si sono esibiti mostri sacri che ormai in America non andavano neanche più perché si erano stufati. Cioè è stata una grande esperienza questa di Mestre, per quanto potrò essere una delle città più brutte d'Italia, io ho avuto modo, ahimè, di viverci per lungo tempo quando ero in quelle condizioni. Non dimenticatevi la Piazza Ferretta di adesso, ci passavano le macchine in Piazza Ferretta, era un parcheggio in pratica, a proposito di parcheggi. Ma tutte queste testimonianze vanno salvate, salvaguardate e soprattutto restituite agli utenti che siete voi, che è la popolazione, per dare coscienza, per avere coscienza. Questo mi pare il messaggio che poi io do sempre, cioè è un materiale su cui lavorare. Forse se avessi avuto queste immagini più sotto mano, o tutte le immagini che ci sono di carattere, di natura più descrittiva, sul polo industriale, sulle zone, perché ci sono decine di migliaia in questi archivi, forse avreste anche lavorato diversamente, magari pensato diversamente a quello che raccontavate, forse con un po' più di passione magari. Anche se ce ne avete messa parecchia, perché capivate anche che questa è stata una straordinaria vicenda umana prima di tutto, perché il mercato non me l'hanno mai presentata, l'industria non me l'hanno mai presentata, ma quelli che ci crepano, quelli che ci falliscono e quelli che ci vivono e ci combattono e ci muoiono, quelli li ho conosciuti, ho avuto, come diceva lui Sani, il privilegio di conoscerli, per quello che sono stati, le persone che hanno combattuto una vita spesso difficile. Ho finito.